Direttrice, vorrei iniziare con una riflessione sul tema del convegno, l'urgenza di una transizione ecologica dal basso a partire dall'emergenza educativa. Da dove nasce, secondo lei, lo smarrimento che viviamo tutti della coscienza umana che ci impedisce di fermare queste emissioni di gas serra che viviamo tutti, conosciamo tutti e abbiamo accettato come devastanti, però non riusciamo proprio a porre un freno perché siamo distratti da altre priorità. Questa condizione, da dove nasce? Io credo che nasca da uno smarrimento che viene da lontano, che nasca da una perpetuata e ossessiva ricerca di crescita, un modello di sviluppo che sicuramente ha segnato tutto il Novecento, basato sullo sfruttamento delle risorse per la crescita economica. E questo ha lasciato in secondo piano, drammaticamente, nelle politiche. Nelle scelte strategiche degli stati, ma anche poi nei modelli che si sono affermati nella società, quindi con un impatto anche della coscienza e della reazione individuale ai grandi temi della contemporaneità, un modello di sviluppo che non ha assolutamente privilegiato i diritti fondamentali della persona e non ha assolutamente messo al centro la persona, come invece si è necessariamente costretti a fare oggi. Oserei dire il paradosso è questo: perché c'è bisogno di una transizione ecologica? Perché c'è bisogno di prendersi cura del pianeta? Perché c'è bisogno di evitare la catastrofe climatica e ambientale e quella che il segretario dell'ONU l'anno scorso ha definito una possibile catastrofe generazionale, perché questi diritti sono rimasti indietro. Parto dall'educazione, che chiaramente è il settore di cui mi occupo da alcuni anni all'UNESCO e che risponde a un obiettivo, come forse ricorda, centrale nell'Agenda 2030, l'obiettivo 4, educazione di qualità, inclusiva per tutti, cioè raggiungere tutti con un modello educativo che è un diritto umano, fondamentale, come diritto alla salute, come diritto all'espressione delle proprie idee. Beh, oggi abbiamo ancora nel mondo 770 milioni di adulti e giovani e bambini analfabeti. Oggi abbiamo ancora nel mondo 244 milioni, tutti i dati UNESCO, recenti, aggiornati, che sono fuori dal processo educativo. E questo significa che non abbiamo fatto, o meglio, i leader del mondo, gli stati, i governi, le politiche messe in atto hanno privilegiato altre dimensioni. Quindi diciamo che è il momento in cui si deve radicalmente cambiare il paradigma di sviluppo, che ha quindi una sua centralità per le scelte economiche, e questa è la transizione ecologica che i governi oggi affrontano come una delle priorità assolute, ma si deve anche cambiare il paradigma di come certi valori si possono e si devono trasmettere attraverso la scuola, attraverso i modelli educativi, attraverso i contenuti e i modi in cui la scuola si propone alla società. E credo che mai come durante la pandemia abbiamo scoperto l'importanza di questa dimensione, mai come durante la pandemia abbiamo scoperto che la grammatica e il vocabolario del secolo scorso, ispirati più a principi di appunto competitività, individualismo dovevano essere sostituiti per sopravvivere, nessuno si salva da solo, per citare l'appello del Santo Padre su questi temi, a una nuova realtà di convivenza ispirata ai principi di solidarietà, di cooperazione, che costruiscano la grammatica e il vocabolario di questo secolo. Ci sono delle forme di educazione che lei riesce a individuare come più adatte a sensibilizzare o a formare per questo impegno, per la transizione ecologica? Si sta lavorando su questo anche a livello dell'ONU? Ma guardi, a livello dell'ONU abbiamo appena fatto a New York un grande summit, un grande convegno in cui il segretario generale Guterres ha chiamato e mobilizzato tutti i capi di Stato e di governo del mondo. E in questo processo, che ha visto 152 paesi, quindi praticamente quasi tutti i paesi membri delle Nazioni Unite e dell'UNESCO, sono emersi dei contenuti e delle pratiche molto interessanti. Ne cito due.
quella che noi chiamiamo l'educazione allo sviluppo sostenibile, cioè l'inclusione nel curriculum scolastico dei temi che riguardano la protezione dell'ambiente, che riguardano la sensibilizzazione dei ragazzi a diversi livelli di scolarizzazione, ovviamente, quindi con diversi strumenti anche di scientifici di approfondimento del tema del cambiamento climatico e dei possibili modelli di comportamento quotidiano che possono e debbono aiutare e accompagnare questa trasformazione. Questi sono esempi che in molti paesi in Europa, ma anche nel sud del mondo, si stanno diffondendo, e questo è uno dei temi su cui l'UNESCO sta fortemente spingendo e assistendo i governi perché diventi una priorità. Insomma, quella che chiamiamo la green education deve essere uno dei principi fondamentali per il curriculum che serve in questo secolo. Ma c'è un'altra dimensione che ci è molto cara, è quella che chiamiamo l'educazione alla cittadinanza globale. Cosa significa essere cittadini del mondo oggi? Da un lato sicuramente significa avere una coscienza, un rispetto, una valorizzazione della propria identità culturale. La diversità culturale è un bene comune, non è un ostacolo allo sviluppo e alla coesistenza e alla convivenza pacifica. E dall'altra parte però è assolutamente importante condividere un nucleo, direi, centrale di valori che devono essere diffusi in tutto il mondo, al di là delle differenze linguistiche, culturali, religiose e sociali. Questi sono i valori della solidarietà, della tolleranza, del rispetto e della dignità umana. Ecco, tutto questo si chiama, nel linguaggio unescano, l'educazione alla cittadinanza globale. Questo significa dare agli insegnanti gli strumenti giusti per insegnare bene e meglio questi principi. Significa anche, per esempio, su temi scottanti ancora, nonostante appartengano alla storia, come l'antisemitismo, come l'olocausto, diciamo, la consapevolezza di alcune tragedie che l'Europa e il mondo hanno vissuto nel secolo scorso. Ecco, su tutto questo l'UNESCO ha un impegno militante, direi. E credo che questo grande convegno sulla trasformazione, convegno, poi non è un convegno, è un processo in realtà, un'iniziativa di mobilizzazione della leadership mondiale sulla trasformazione necessaria in questa direzione, servirà anche molto ad affrontare quella che è un'emergenza educativa. Oggi ci sono ancora troppi, l'ho già detto, ragazzi, giovani deprivati di un diritto umano fondamentale, come quello dell'istruzione, e ci sono ancora troppo pochi investimenti, diciamo pure, anche questa è una dimensione importante per poter mettere in priorità questi valori. Quindi questa è un po' la strada che stiamo percorrendo, ma vorrei dire in conclusione che c'è un altro contributo che l'UNESCO ha dato recentemente con un rapporto sul futuro dell'educazione, così come era avvenuto 26 anni fa nella stessa organizzazione qui a Parigi sotto la guida di Jacques Delors. Questa volta è una donna che ha guidato una leader del sud del mondo, la presidente dell'Etiopia, la signora Saleh Work-Zewde, e questa commissione ha consegnato alla comunità internazionale questo rapporto sul futuro dell'educazione, che sostanzialmente propone e promuove un nuovo contratto sociale per l'educazione, mettendo l'educazione al centro di questo nuovo modello di sviluppo ispirato ai valori che dicevo, e soprattutto il rapporto sul futuro dell'educazione, che è stato pubblicato peraltro anche in italiano, quindi invito anche a leggere, diciamo, le raccomandazioni che vengono fuori. Le più importanti riguardano la necessità di ristabilire un equilibrio nei sistemi di relazioni fondamentali, un equilibrio che si è interrotto tra l'uomo e l'ambiente sicuramente, ma anche nei sistemi di convivenza sociale e politica. Troppi sono i paesi oggi, e non solo nel sud del mondo, che vedono destabilizzate le loro democrazie, i loro sistemi istituzionali a causa del linguaggio d'odio, a causa una diffusa violenza che non è solo tanto fisica qualche volta, ma è veramente anche verbale, soprattutto amplificata dai social networks. Ecco, noi lavoriamo molto su questo, e questi due
questi due equilibri rinnovati, mettendo al centro la persona, mettendo al centro l'umanità comune, ci ricordano veramente molto l'appello del Santo Padre ad un nuovo patto educativo globale. E questo, devo dire, è un po' il tratto che unisce la visione umanistica dell'UNESCO e l'appello e la visione di Papa Francesco su questi temi importanti. L'UNESCO nell'immaginario collettivo è quell'ente che è internazionale, benemerito, che tutela i patrimoni culturali e naturali dell'umanità, preservandoli dalla sparizione. Però, diciamo, finora, insomma, storicamente è stato come se fossero questi patrimoni, magari ecco, i centri storici o un'area naturale particolarmente rara, come fossero reperti di un museo, assediati dall'uomo e dall'antropizzazione. Però la sensibilità moderna, l'ecologia integrale di Papa Francesco che abbiamo citato, hanno superato un po' questo concetto di conservazione, spingendo più sull'integrazione fra l'ambiente, la cultura, gli spazi umani, quelli della natura. L'UNESCO ha fatto una riflessione su questo in questi ultimi decenni, cioè dare meno il senso di salvare appunto delle teche qui e lì, e più magari integrare tutto il mondo naturale e anche culturale, ovviamente, nello sviluppo sostenibile che tutti vogliamo. Ma sicuramente il ruolo dell'UNESCO nella guida dell'Agenda 2030 per il tema dell'educazione è la testimonianza più evidente che non si tratta solo di proteggere, l'organizzazione ha, è vero, questa funzione storica di tutela del patrimonio materiale e immateriale, come ricordava lei, ma si tratta soprattutto di promuovere attivamente modelli vivi di coscienza e di assunzione di responsabilità collettiva su tutti i valori che ho citato prima. Quindi direi che la prima raccomandazione internazionale sull'intelligenza artificiale, sull'etica dell'intelligenza artificiale che è stata approvata l'anno scorso dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, è un esempio molto chiaro di come ci sia un attivismo intellettuale, una leadership intellettuale che va ben al di là della pur meritoria funzione di protezione e di conservazione di quanto possediamo, sia esso patrimonio artistico, monumentale o naturale.